Ok, siamo di nuovo su questa formula, ancora una volta, cioè lo spostamento nel punto che dà in qualche modo l'idea di come si sta comportando l'intorno, quello che succede nell'intorno, spostamento rigido, rotazione rigida, pura deformazione, cambiamento della forma del nostro intorno. Allora, come al solito ci andiamo di nuovo a concentrare sul cambiamento della forma dell'intorno, va bene? E facciamo così, per fare questa analisi, adesso facciamo così, immaginiamo che per semplicità, semplicemente dei calcoli, il del 0 sia uguale a 1, bene? Quindi io prendo un intorno di raggio unitario, bene? Quindi se cercherò di disegnare un cerchio più o meno rotondo, più o meno ci siamo, va bene? E questo è il mio punto P0, questo come al solito è il mio vettore dx, in questo caso io lo pongo pari esattamente a n, cioè a un versore di norma unitaria, va bene? E per effetto del cambiamento della forma, cioè per effetto della epsilon, va bene, si avrà uno spostamento, ok? Come abbiamo visto prima, e questo spostamento mettiamo sia così, rappresentato da questo vettore, e lo chiamo come al solito u, d'accordo? Questo spostamento in questo caso non è altro che epsilon dx, e guardate che come abbiamo fatto adesso il del 0 l'abbiamo preso unitario, quindi il dx coincide con n, quindi è solo epsilon applicato su n. Beh, epsilon n, ma questo sarà lo spostamento del, no, di questo punto del, dell'intorno di P0, d'accordo? Bene. La domanda che mi faccio io è questa, e questa è importante, questa domanda, come me la faccio? Bene. Al variare di n, io scelgo delle n sempre diverse, bene, posso variare n, e ogni volta che scelgo una n diversa avrò una u ovviamente differente, perché devo fare epsilon applicando su n, cambio n e cambierà la u, ovviamente. Va bene? Quindi al variare di n è possibile che capiti che questo vettore u abbia componente solo lungo la direzione di n? Questa è la domanda che faccio. Cioè, può accadere che se io calcolo u come epsilon n, bene, questo spostamento sia perfetto allineamento allineato con n? Cioè che questa cosa sia uguale a lambda volte n, dove lambda è uno scalare. Attenzione, qui epsilon è una matrice, lambda è uno scalare, non ci confondiamo, io nella lavagna non riesco a distinguere in maniera netta le due, come dire, con il grassetto, diciamo, le matrici dagli scalari, quando sono rappresentati con dei numeri, delle lettere greche. Negli appunti naturalmente si vede che questo è il grassetto, quindi è una matrice, questo invece è un numerino, è uno scalare, quindi è lambda, è uno scalare, va bene? Quindi è possibile che questa u abbia solo componente lungo questa direzione? È chiara la domanda che mi voglio fare? Naturalmente scrivere questa uguaglianza significa anche poterla riscrivere in questo modo qua, epsilon meno lambda volte identità applicata su n uguale a 0, va bene? Ok? Allora, se esiste soluzione di questo problema, va bene? Questa direzione che andrò a trovare la chiamo direzione principale di deformazione. E questo moltiplicatore lambda, no, che è il moltiplicatore del versore n, è la deformazione principale, la corrispondente deformazione principale.
Allora, questo è un problema che ovviamente avete già capito, che avete incontrato in altre occasioni, bene? In particolare nella geometria delle aree, delle masse, bene? È esattamente la stessa cosa. E come si discuteva? Dice, bene, io ho questo sistema, lo posso vedere come un sistema di equazioni, di tre equazioni, nelle tre incognite, che sono le componenti di n. Bene, d'accordo? E come lo posso discutere? Dice, va bene, che cosa può capitare? Che questa matrice possa avere rango massimo. Qualora questa matrice abbia rango massimo, il sistema di equazioni questo qua è omogeneo, esiste un'unica soluzione. Quando il rango è massimo, la soluzione è unica. Ma essendo omogeneo, la soluzione deve essere per forza 0, 0, 0. Ma questa a noi non ci sta bene. Perché? Perché n è un versore. N è un versore vuol dire che la norma di n deve essere uguale a 1. La soluzione banale, 0, 0, 0, avrebbe norma 0. E non va bene. Quindi noi non possiamo accettare che questa matrice, epsilon meno lambda i, abbia rango massimo. Non deve avere rango massimo. D'accordo? Deve avere un rango minore di 3. Ovviamente questa matrice è una matrice 3 per 3. Deve avere un rango minore di 3. Come faccio a imporre che il rango sia minore di 3? Impongo che il determinante sia 0. Quindi io scrivo determinante di questa epsilon meno lambda i deve essere uguale a 0. In questo modo sono certo che se riesco a far rispettare questa condizione, il rango di questa matrice non è più massimo, e oltre alla soluzione banale, che è quella che non mi serve perché non rispetta questa condizione qua di norma, posso trovare altre soluzioni. E allora il mio problema che mi ero posto potrebbe essere risolvibile. Va bene? Ci siamo? Questa equazione si esplicita e diventa una equazione in lambda. Bene. E questa qua in particolare, esplicitando tutti i termini, cioè facendo il calcolo del determinante, ci viene un'espressione di questo genere: meno lambda cubo più G1 lambda più meno J2 lambda quadro più J3 uguale a 0. Va bene? Questa è un'equazione naturalmente cubica in lambda. Ok? Chi sono J1, J2 e J3? Magari qualche cosa già la sapete, ma J1 è la traccia di epsilon. La traccia significa la somma degli elementi sulla diagonale principale. Va bene? J2 è uguale a un mezzo della traccia di epsilon al quadrato meno la traccia di epsilon quadro. Va bene? Cioè, fate la traccia di epsilon, calcolate J1, fatene il quadrato. E questo è facile. Poi calcolate qui epsilon per epsilon, facendo riga per colonna, riga per colonna. Una matrice 3x3 per una matrice 3x3. Il risultato di questa operazione sarà una matrice 3x3. Va bene? Una volta che l'avete ottenuto, ne fate la traccia. E J3 non c'entra qua sotto, lo metto qui accanto. J3 è il determinante sempre di epsilon. Va bene? Queste tre quantità, J1, J2 e J3, si chiamano, vai che lo sapete questa cosa, invarianti. Sono l'invariante scalare quadratico cubico. Che significa sono invarianti? Qual è il significato del fatto che sono invarianti? Che significa che non variano? Per qualsiasi direzione
diciamolo meglio, se cambio il sistema di riferimento, se scelgo un differente sistema di riferimento, questo è quello che cambierà. Scusatemi, facciamoci un mente locale. Noi abbiamo il tensore epsilon, va bene? Dopodiché scegliamo un certo sistema di riferimento e questo tensore viene rappresentato con una matrice, con dei numerini, delle componenti, dei numerini. Scusate, la stessa cosa è per i vettori. Facciamo prima per i vettori. No, io ho questo vettore, diciamo così. Questo è il vettore B, va bene? Questo è il vettore. Se io scelgo come sistema di riferimento questo, questo vettore in questo sistema di riferimento avrà delle componenti. Cioè quando io scriverò in questo sistema di riferimento avrò V uguale e ci avrò delle componenti qua dentro, dei numerini. Bene. Ovviamente se io invece di prendere questo sistema di riferimento prendo un altro sistema di riferimento, un altro sistema di riferimento, i numerini, il vettore sempre questo è, non è che è cambiato il vettore, sempre quello è il vettore. Cambiando il sistema di riferimento mi cambiano le componenti del vettore V, cioè li rappresento in maniera, sono rappresentato il vettore V su un altro sistema e quindi mi vengono dei numerini differenti, ma il vettore è sempre quello. Dico bene? Beh, la stessa cosa naturalmente è per i tensori. Io ho epsilon che è un tensore, che è quello. Va bene? In questo caso mi dice come sta cambiando la forma all'intorno. Questa è l'indicazione meccanica. E l'indicazione meccanica sta cambiando sempre allo stesso modo la forma. Va bene? A prescindere dal sistema di riferimento che scelgo. Quando scelgo un sistema di riferimento x1, x2, x3, allora ho che la epsilon è rappresentata da una matrice dove ci stanno questi elementi, no, tutti gli elementi di questa matrice. Se io cambio sistema di riferimento, invece di prendere x1, x2, x3, cambio, lo chiamo x'1, x'2, x'3, un altro sistema di riferimento, e naturalmente il tensore è sempre quello, è sempre lo stesso, perché mi sta rappresentando sempre la stessa deformazione. Però i numeretti che mi vengono nella matrice cambiano. Cambiano. D'accordo? Bene, questi sono invarianti. Invarianti significa che anche se voi state cambiando il sistema di riferimento e quindi avete due matrici differenti che però sono associate allo stesso tensore, naturalmente quello iniziale, va bene? Anche se i numeretti dentro queste matrici sono differenti, quello che dovrà sicuramente capitare è che se fate la traccia di una matrice o la traccia dell'altra matrice deve venire uguale, è invariante, non varia. Se fate il determinante di questa matrice o il determinante di quest'altra matrice, deve venire uguale, non cambia. Questo significa invarianti. È invariante rispetto al sistema di riferimento con il quale stiamo rappresentando questa trasformazione, cioè questo tensore di deformazione infinita. Va bene? Quindi questi sono invarianti, ok? E, bene, ancora un'altra cosa da dire. Abbiamo questa equazione, che ovviamente anche questa equazione qui è un'equazione cubica in lambda e la possiamo vedere come un'equazione appunto nella incognita lambda e potremo risolverla, va bene? Potremo cercare di determinare i valori che soddisfano questa equazione qui. Essendo un'equazione cubica, la prima cosa che ci può venire in mente è cioè, va bene, io allora posso trovare tre soluzioni immaginarie in un certo caso, oppure una soluzione immaginaria, scusate, tre soluzioni reali in un certo caso, oppure una reale e due complesse coniugate, per esempio, no? Una situazione pubblica può accadere questo. Beh, non può accadere in questo caso. E infatti, poiché epsilon è una matrice simmetrica, si ha la certezza, c'è cioè un teorema matematico che ce lo dimostra, bene? C'è la certezza che le radici lambda che soddisfano queste equazioni sono obbligatoriamente tutte e tre reali. Sono tre soluzioni reali. Non ci possono essere immaginarie oppure complesse e coniugate. Va bene? Abbiamo certamente soluzioni reali. Quindi una volta che noi abbiamo scritto questa equazione, abbiamo determinato questi valori, G1, G2 e G3, perché conosciamo naturalmente epsilon, possiamo risolvere questa equazione. La risolviamo e in questo modo troviamo i valori di lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Va bene?
Allora, prendiamone uno dei tre, per esempio prendiamo lambda 1. Che cosa rappresenta? La prima cosa che ci dobbiamo, possiamo porre come problema è che cosa rappresenta da un punto di vista meccanico lambda 1? Che cos'è lambda 1? Guardate, l'abbiamo già detto prima, proprio nella, diciamo quando abbiamo introdotto il problema, è una deformazione, deve essere una deformazione. E vediamo che tipo di deformazione specificamente è. Va bene? E allora, immaginiamo di aver calcolato lambda 1 e immaginiamo di poter a questo punto entrare con lambda 1 in questa equazione qua. Va bene? Allora, io ho lambda 1 e mi scrivo questa equazione quando lambda è uguale esattamente a lambda 1. Ok? Allora, ci avrò quindi che queste sono tre equazioni e scrivo così epsilon 1 1 meno lambda 1 per n1 più epsilon 1 2 per n2 più epsilon 1 3 per n3 è uguale a 0. Epsilon 1 2 per n1 più epsilon 2 2 meno lambda 1 n2 più epsilon 2, 3, n3 è uguale a 0. Epsilon 1, 3, n1 più epsilon 2, 3, n2 più 1, meno, è 1 epsilon 3, 3 meno lambda 3 per n3 uguale a 0. Ok? Allora, immaginiamo che a questo punto questo sistema, a parte la soluzione banale, ci riesca a fornire una direzione n che soddisfi queste equazioni. Ricordiamoci naturalmente che a questo punto questo sistema di equazioni non aveva rango massimo, quindi sicuramente quello che accade è che almeno una di queste equazioni dipende dalle altre due, questo è sicuro, perché abbiamo che il determinante deve essere uguale a zero. Bene, e non ha rango massimo, però voglio dire, noi avendo selezionato lambda uguale a lambda 1 siamo entrati in questa equazione, le abbiamo risolte, in qualche modo abbiamo risolte e abbiamo determinato la direzione, una direzione associata a lambda 1. Questa direzione chiamiamola n1. Va bene? D'accordo? Bene, allora io mi voglio ricordare quello che abbiamo visto nell'ora precedente di calcolare la dilatazione lineare lungo una direzione generica. Come si faceva? Allora voglio calcolare la dilatazione lineare delta, ve lo ricordate? La dilatazione lineare lungo una certa direzione e in particolare lungo la direzione n1. Ok? Come si faceva a calcolare questa quantità? Bastava fare un'operazione molto semplice, e cioè bastava fare epsilon applicato su n scalare n. Adesso n vale n1 in particolare. Io devo fare epsilon n1 scalare n1. Va bene? Ma lambda 1 ed n1 soddisfano esattamente questa equazione qua, quindi epsilon n1 è uguale a lambda 1 n1 e sostituisco questa espressione qui nel calcolo della dilatazione lineare. Epsilon n1 deve essere uguale a lambda 1 n1, proprio avendo risolto il problema. Ovviamente poi devo fare scalare n1. Ma adesso guardiamo questa formuletta, c'è uno scalare che moltiplica il prodotto scalare tra due vettori che sono uguali, e sono due vettori peraltro. Quindi il prodotto scalare tra n1 ed n1 è 1. E quindi questa cosa è lambda 1. Che significa? Significa che lambda 1 è esattamente la dilatazione lineare lungo la direzione 1. N1. Ci siamo?
Analogamente posso fare esattamente la stessa cosa per il lambda 2 e il lambda 3. Rappresentano delle deformazioni, in particolare sono le dilatazioni lineari lungo tre direzioni. Quali direzioni? Le direzioni associate a questi autovalori. Questo è ovviamente un problema di autovalori autovettori, lo capite, no? Bene, detto questo, quello che può accadere è che quando facciamo questo calcolo di lambda 1, lambda 2 e lambda 3, questi tre valori ci possono venire fra di loro differenti, oppure a coppie uguali, o tutte e tre uguali. In questi casi, come dire, abbiamo delle conseguenze. Per esempio, se lambda 1 è diverso da lambda 2, diverso da lambda 2, diverso da lambda 3, guardate, io ho immaginato per esempio di metterli in ordine in maniera tale che lambda 1 sia più grande di lambda 2, sia più grande di lambda 3, ma è un ordine puramente non necessario. Dico, questi sono l'importante è che in questo momento sono fra di loro differenti. Va bene, sono fra di loro differenti. Che cosa accade? Che quando io sostituisco al posto di lambda in questa equazione qui, va bene? Quando io sostituisco al posto di lambda lambda 1, così come abbiamo fatto esattamente qua dentro, va bene? E io quindi scrivo epsilon meno lambda 1 per l'identità n uguale a 0, otterrò un sistema di equazione in tre equazioni, e ovviamente tre incognite letto così, però di cui sicuramente abbiamo che un'equazione, almeno un'equazione abbiamo detto, dipende dalle altre due. Chiaro? Perché il determinante è 0. Bene, se questi valori sono fra di loro diversi, in realtà il rango di questa matrice è 2. Quindi c'è solo un'equazione che dipenda dalle altre due. Le altre due sono fra di loro indipendenti. Ok? Io qua ho scritto tre equazioni. Di queste tre equazioni, quando lambda 1 è diverso da lambda 2 è diverso da lambda 3, di queste tre equazioni una dipende dalle altre due. Il rango è uguale a 2 di questa matrice. Il rango è uguale a 2. Quindi voglio dire, che cosa accade? Che abbiamo in realtà due equazioni indipendenti. Questo sistema è costituito da due equazioni indipendenti. Più naturalmente abbiamo questa condizione qua su n, che n deve avere norma unitaria, che è una terza condizione. E quindi riusciamo a chiudere il problema in maniera univoca. Cioè riusciamo a calcolare in maniera univoca le tre componenti di n. E quindi siamo capaci di determinarci n1 corrispondente a lambda 1 in maniera univoca. Ci siamo? Naturalmente la stessa cosa qualora noi andiamo a sostituire in questo sistema di equazioni lambda 2. In maniera univoca riusciamo a determinare le tre componenti di n2. Ancora una volta, anche quando mettiamo lambda 2, questo sistema ha rango 2. Quindi due equazioni sono indipendenti, più la terza condizione che n deve avere norma unitaria, chiudiamo. Chiudiamo. Ed infine, quando sostituiamo lambda 3, epsilon meno lambda 3 per i applicato su n, anche questo lo risolviamo e troviamo anche in questo caso in maniera univoca n3. Va bene? La prima cosa facile da dimostrare è che n1, n2 e n3 sono fra di loro ortogonali. No? Eh,
come si fa a dimostrarlo? È semplice. Prendiamo la prima equazione, no? Dalla prima equazione significa che epsilon n1 deve essere uguale a lambda 1 n1. Va bene? Prendiamo la seconda equazione e dalla seconda equazione epsilon n2 deve essere uguale a lambda 2 n2. D'accordo? Facciamo il prodotto scalare di tutti i termini della prima equazione per n2 e tutti i termini della seconda equazione per n1. Quindi qua moltiplico scalarmente per n2 e qua per n2, qui per n1 e qui per n1. Bene. E a questo punto, come dire, sottraggo membro a membro, quindi faccio questo meno questo deve essere uguale a questo meno questo, ok? E che cosa avrò qui? Avrò epsilon n1 scalare n2 e qui avrò meno epsilon n2 scalare n1, ma epsilon è simmetrica come al solito. Quindi io faccio n1 scalare n2 o n2 scalare n1, ci viene la stessa cosa. Quindi la differenza qua è 0. Da quest'altra parte che cosa avrò? Avrò lambda 1 meno lambda 2 che moltiplica n1 scalare n2. Va bene? E poiché abbiamo pensato sin dall'inizio che lambda 1 e lambda 2, abbiamo ipotizzato, non pensato, che lambda 1 e lambda 2 sono fra di loro differenti, vuol dire che questa quantità è diversa da 0. Se tutto deve essere 0, vuol dire che questi due vettori devono essere fra di loro ortogonali. Va bene? Ovviamente la stessa cosa si può dire se noi invece di prendere lambda 1 e lambda 2, facciamo 1 e 3, oppure 2 e 3, sono tutti e tre fra di loro ortogonali. Va bene, il secondo caso che potevamo andare ad analizzare era quando accadeva che due dei valori principali di formazione fossero fra di loro uguali. Per esempio, immaginiamo che lambda 1 è uguale a lambda 2, che è diverso da lambda 3. Adesso non ha importanza se è maggiore o minore, non ha molta importanza. Facciamo diverso. Va bene? Diverso da 0, no, scusate, diverso da lambda 3, non diverso da 0, diverso da lambda 3, ok? Guardate, le operazioni da fare sono le stesse di prima, va bene? Io scelgo lambda 1, mi scrivo il sistema di equazioni epsilon meno lambda 1i n uguale a 0, poi scelgo lambda 2 e scrivo il sistema epsilon meno lambda 2 n uguale a 0 e infine scelgo lambda 3 epsilon meno lambda 3 i n uguale a 0. Va bene? Allora, partiamo dal diverso, da lambda 3. Va bene? Per il valore della deformazione principale diverso dagli altri due, accade che nello scrivere questo sistema di equazioni, questa matrice di nuovo ha rango 2. Quindi, come al solito, questa matrice, il sistema di equazioni avranno due equazioni indipendenti, che con questa terza, bene, con questa terza ci fornirà in maniera univoca n3. Okay.
Quando invece prendiamo queste equazioni o queste, ovviamente sono uguali, perché lambda 1 era uguale a lambda 2, cioè non cambiava nulla, cioè ci viene esattamente la stessa equazione. Ok? Come dire, lo stesso sistema di equazioni. Ok? E il rango di questa matrice, o di questa matrice che è la stessa cosa, non è più 2, ma si degrada a 1. Si degrada a 1. Significa che solo un'equazione è in realtà indipendente, mentre le altre due dipendono da quella indipendente. Ok? Solo un'equazione indipendente. Naturalmente capite che in questo caso, quando abbiamo un'unica equazione indipendente, anche con questa condizione non riusciamo a chiudere il problema in maniera univoca, cioè non troviamo una soluzione unica al problema. E in realtà troviamo, cioè, un'infinità di soluzioni, la soluzione è la stessa, d'accordo? E sono tutte le direzioni ortogonali alle prime. Quindi è il piano di tutte le direzioni, se questa è la direzione N3, il piano di tutte le direzioni, appunto, ortogonali ad N3. Ovviamente in questo piano, se vogliamo, possiamo sceglierne due, N1 e N2. Ne possiamo scegliere due che vogliamo. Beh, magari le scegliamo ortogonali tra di loro, perché ci fa sempre piacere. Però tutte le direzioni in quel piano sono tutte direzioni principali. D'accordo? Poi c'è il caso, diciamo, tra virgolette, banale, cioè il caso in cui i tre autovalori, cioè le tre deformazioni principali, sono fra di loro tutte quante uguali. Bene? D'accordo? Allora, ovviamente noi che dovremmo fare? Scrivere tre volte questo sistema, questi sistemi di equazioni, questo sistema di equazioni tre volte, ma ci verrà sempre, ovviamente ci verrà sempre lo stesso sistema di equazioni. Ho scritto E più o meno lambda I, I è 1 o 2 o 3, la stessa cosa, va bene? È sempre lo stesso numero, va bene? E il rango di questa matrice è 0. Il rango di questa matrice è 0. Cioè significa che alla fine questa matrice sono solo i zeri. Bene, il rango è 0. Questo significa che in questo caso, quando lambda 1 uguale a lambda 2, tutte le direzioni nello spazio sono tutte principali. Perché l'unica condizione che ci rimane è questa qui, che n deve avere norma unitaria. Quindi un qualsiasi vettore che ha norma unitaria diventa automaticamente una direzione principale, il vettore di una direzione principale, uno qualsiasi. Va bene? C'è un'ultima cosa che è interessante, che possiamo vedere. Questo delle direzioni principali, ed è questa qui, la scrivo qua. Scusate, voglio dire, non lo possiamo vedere molto facilmente, ma immaginiamo di prendere due direzioni principali, e queste due direzioni principali siano per esempio N1 e N2. Immaginiamo che siano queste.
va bene? Noi prima che abbiamo fatto? Abbiamo calcolato la dilatazione lineare lungo la direzione 1 e abbiamo scoperto che la dilatazione lineare lungo la direzione 1 è esattamente, no? Il valore principale lambda 1, ok? Calcoliamo tra due direzioni principali lo scorrimento angolare. Dovreste sapere quello che deve venire, proprio come ci siamo costruiti l'idea delle direzioni principali. Però lo possiamo fare molto facilmente, perché, abbiamo visto che il gamma N1-N2 è uguale, ricordiamoci la formuletta, due volte, com'era? Due volte epsilon applicato su N1 scalare N2. Va bene? Ok? Ma epsilon N1 sarà uguale a lambda 1 N1. Lo posso sostituire. Ok? Ma N1 e N2 sono fra di loro e quindi questo gamma è sicuramente 0. Bene. D'altra parte stavamo cercando la direzione, proprio all'inizio dei tempi, cioè stavamo cercando la direzione che aveva la U, che aveva solo questa componente, non c'aveva questa componente qua. E la gamma, ricordate, veniva esattamente dalla presenza di questa componente. Si faceva questo diviso questo più questo diviso questo. Vi ricordate? Ma se questo è 0, ovviamente è 0 anche questo, non c'è gamma. Gamma è 0. Allora, questo significa che se io comprendo come sistema di riferimento, anziché x1, x2, x3, cioè un sistema di riferimento standard, prendo come sistema di riferimento quello principale di deformazione, cioè quello definito dai vettori N1, N2 ed N3, va bene? La matrice che mi rappresenta la deformazione in quel sistema di riferimento sarà una matrice molto comoda, molto molto comoda. E ve la scrivo, è fatta così. Allora, nel sistema principale, epsilon, nel sistema principale è fatto così. Perché, ci ricordiamo, i termini sulla diagonale principale devono essere dilatazioni lineari, i termini fuori la diagonale sono gli scorrimenti angolari, e vabbè, le dilatazioni lineari abbiamo detto sono esattamente lambda 1, lambda 2, lambda 3, gli scorrimenti angolari sono 0, quindi deve essere per forza così, va bene? Allora, immaginiamo allora a questo punto di voler fare questo epsilon uguale, di voler fare il solito calcolo di calcolare la dilatazione lineare lungo una generica direzione. Ricordiamoci, la formuletta della dilatazione lineare altro non è che delta nella direzione n a questo punto è una generica direzione, va bene? Altro non è che epsilon n applicato su n. Allora, se voi andate a vedere, questa operazione l'abbiamo già fatta, l'abbiamo fatta alla lavagna nell'ora precedente, quando epsilon era assolutamente generica e conteneva tutti i termini, va bene? E se ce la ricordiamo, potete anche vedere sul quaderno, c'era epsilon 1,1 per n1 quadro, più epsilon 2,2 per n2 quadro, più epsilon 3,3 per n2, poi c'era più due volte, no? L'epsilon 1,2 per n1, n2 e così via. E così. Bene, adesso abbiamo epsilon rappresentato in questo modo.
Quindi quando scrivo, quando io penso epsilon 1 1, devo pensare a lambda 1. Quindi questa qua diventa lambda 1 n1 quadro più lambda 2 n2 quadro più lambda 3 n3 quadro. E tutti gli altri termini ovviamente non ci sono, perché c'erano epsilon 1 2, 1 3, 2 3, ma quelli sono tutti 0 nel sistema principale. Va bene? Allora, immaginiamo a questo punto di aver organizzato lambda 1, lambda 2 e lambda 3 in maniera tale che lambda 1 è maggiore o uguale di lambda 2 e maggiore o uguale di lambda 3. Va bene? Immaginiamo di aver lavorato così. Ok? Allora, questa quantità è sicuramente minore o uguale di lambda 1 che moltiplica n1 al quadrato più n2 al quadrato più n3 al quadrato. Cioè, se lambda 1 è più grande di lambda 2, se io qua ci metto lambda 1, ovviamente sto ottenendo un valore più grande. Se lambda 3 è più piccolo di lambda 1, se qua ci metto lambda 1 ottengo un valore naturalmente che è più grande, ok? Ma n1 quadro più n2 quadro più n3 quadro ovviamente è sempre 1 perché è la norma del vettore, quindi questo è lambda 1 e ci dice cioè che lambda 1, leggiamola così, questa formuletta che abbiamo ottenuto, che lambda 1 è maggiore o uguale di una qualsiasi dilatazione lineare, cioè è la più grande delle possibili dilatazioni lineari in qualsiasi direzione. Se io sto in un punto, voglio sapere qual è la dilatazione lineare più grande che posso avere in questo punto al variare di n. Semplice, mi calcolo i tre autovalori e mi prendo il valore più grande. Questa è la più grande possibile dilatazione lineare. Bene, facciamo così, per risparmiare la magna faccio così, qua ci ho messo il minore uguale, ci ho messo qui, posso anche partendo da qui minorare questa quantità, qui l'ho maggiorata, la posso minorare, come? Facendo così, va bene? Quando siete a questo punto, o continuate di qua, oppure continuate qua. Cioè potete pensare di dire, se in questa espressione io prendo lambda 3 uguale, lambda 1 uguale a lambda 3, ovviamente lambda 3 è più piccolo di lambda 1, quindi vuol dire che quello che ottengo è un valore più piccolo di quello che veniva da questa espressione qua. Ok? E la stessa cosa, se al posto di lambda 2 ci metto lambda 3, dove lambda 3 è più piccolo di lambda 2, il valore che ottengo è un valore minore di quello che ottengo da questa espressione qua. Naturalmente, come al solito, a questo punto riconosco che questa è la norma, che è 1, quindi questa quantità è lambda 3. E anche questa volta possiamo interpretare questo risultato dicendo, se io voglio la dilatazione lineare più piccola possibile, mi prendo l'autovalore, il valore principale di deformazione più piccolo tra i tre. Lambda 3 rappresenta la dilatazione lineare più piccola possibile tra le infinite che possiamo calcolare al variare di n. Allora, questa è una cosa molto importante perché alcuni criteri di resistenza dei materiali fanno dipendere appunto la capacità di resistenza dalla dilatazione più grande o dalla dilatazione più piccola.
Quindi diventa importante sapere quanto vale la più grande dilatazione lineare, quanto vale la più piccola dilatazione lineare. La più grande dilatazione lineare è il più grande dei tre autovalori. La più piccola dilatazione lineare è il più piccolo dei tre autovalori. Quindi uno si calcola il valore, scende il più grande o scende il più piccolo, dipende da quello che gli serve. Va bene?